Ancora ben trovati con Milano Pavia News, edizione Pavia. Vediamo i fatti di oggi. È uscito di casa lunedì mattina ed è sparito nel nulla Antonio Gira, 60enne, residente negli alloggi Aller di via Cignoli a Pavia, un'amica dell'uomo. Sporto denuncia ai carabinieri. E non accenna a placarsi la protesta dei trattori sulle politiche europee. Stamattina circa 250 agricoltori hanno sfilato a Mortara la richiesta di regole più eque. Si riparte dai sindaci uscenti a Pavia da Fracassi, così il segretario provinciale della Lega Vignati sul prossimo candidato sindaco nell'escursione del primo vertice tra i partiti. L'enoteca regionale di Broni dovrebbe riaprire entro poche settimane, questo l'auspicio pronunciato a più riprese. Avviate le procedure, c'è fiducia sulla nuova gestione. Incontri pomeridiani e stesura di articoli, i ragazzi di quarta del liceo Cairoli di Vigevano una scuola di giornalismo, un'iniziativa che rientra nel percorso di alternanza scuola-lavoro. In apertura l'avete sentito, la cronaca, il caso di un uomo di 61 anni sparito letteralmente nel nulla da lunedì mattina quando è uscito dalla sua abitazione, un alloggio Aller in via Cignoli, un'amica dell'uomo ha sporto denuncia. Sentiamo. A Pavia i carabinieri stanno indagando per fare chiarezza sulla scomparsa di Antonio Gira, 61 anni, ex cuoco. La denuncia è stata presentata da un'amica dell'uomo che da alcune settimane vive con lui in un appartamento delle case Aller di via Cignoli. La signora si è presentata in caserma nella serata di martedì, spiegando che il 61enne era uscito di casa lunedì mattina, poco dopo le 8. Gira, che soffre di alcune patologie per le quali gli è stata concessa una pensione di invalidità, era solito frequentare un bar in via Tasso, ma in quel locale nessuno lo ha visto nelle ultime 48 ore. Non avrebbe lasciato biglietti, ne avrebbe spiegato dove si stava dirigendo prima di uscire dall'appartamento. L'amica aveva anche provato a chiamarlo, ma il cellulare risultava spento. Insomma, le circostanze della sua scomparsa rimangono un mistero. Al momento rimangono aperte tutte le ipotesi, compresa quella del gesto estremo. I carabinieri cercheranno di localizzare la cella del suo telefono, almeno per capire la zona in cui far partire le ricerche, e dovranno esaminare le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in zona, per capire se Gira sia stato ripreso mentre si allontanava da casa. L'uomo non ha parenti in città, ma alcuni familiari in Calabria avrebbero già chiesto sue notizie. Il 61enne, che lavorava a chiamate e che spesso si ritrovava disoccupato, alle volte si rivolgeva anche alla sede della Caritas parrocchiale della Sacra Famiglia per avere il pacco alimentare. Anche qui però i volontari non lo hanno più visto. E torneremo ad aggiornarvi su questo caso di cronaca, adesso a Mortara, dove è andata in scena la protesta ancora una volta degli agricoltori, in particolare dei trattori, oltre 250 per le vie della città. Erano oltre 250 gli agricoltori che hanno sfilato tra clacson, slogan e bandiere tricolori a bordo dei loro trattori per le vie del centro di Mortara. Quella nel cuore della Lomellina è stata finora la più grande manifestazione indetta dal mondo agricolo per protestare contro una situazione diventata ormai insostenibile. Gli agricoltori, provenienti da Novara, Vercelli e Voghera, si sono ritrovati nel piazzale del cimitero di Mortara e da lì hanno marciato simbolicamente nel centro cittadino per dire basta agli aumenti dei costi di produzione e alle normative europee che non tutelano il Made in Italy contro le importazioni dai paesi extraeuropei. Vogliamo tutelare il lavoro, vogliamo tutelare i prodotti che noi coltiviamo, vogliamo cercare di evitare che dall'estero arrivino prodotti in Europa che non sono consoni alle nostre normative, vogliamo creare situazioni di equilibrio perché si possa lavorare. In questo momento stiamo subendo della concorrenza sleale da parte delle nazioni extra europee, praticamente loro usano prodotti che noi non possiamo usare e lo mettono nel commercio in Europa a dei prezzi minori che noi non possiamo starci dentro con le regole molto restrittive che abbiamo in Italia. Oramai i costi di produzione superano i costi di vendita e non riusciamo più ad andare avanti. Tutto questo nel giorno in cui alla Camera dei Deputati è attesa la discussione del taglio dell'IRPEF agricola sui redditi fino a 10.000 euro e il suo dimezzamento sui redditi da 10.000 a 15.000 euro, una misura giudicata però insufficiente dagli agricoltori. Secondo me non ci siamo ancora, bisogna che diminuiscano i prezzi di produzione, i costi per produrre la roba. Ma l'IRPEF è relativo, anche la storia del patto delle assicurazioni, qua ci sono tutti i trattori, penso che tutti hanno i trattori assicurati.
non sono quelle problematiche, le problematiche sono le spese vive. Se noi andiamo a spendere, abbiamo delle spese sui 120 euro alla pertica milanese e ne porti a casa 80, c'è qualcosa che non quadra. È già qualcosa per le piccole e medie imprese, diciamo. Quindi speriamo di ottenere qualcosa con queste manifestazioni. Quella di Mortara vuole però essere la prima di una serie di manifestazioni sul territorio che gli agricoltori vogliono portare avanti per far sentire la propria voce. Ho visto che tutte le nazioni si sono unite in questi ideali e questa è una cosa che è storica perché non è mai avvenuta fondamentalmente. Questo ci dà forza di continuare a pensare di voler creare qualcosa di buono per il futuro. La politica adesso, elezioni di Pavia con le manovre del centrodestra, un incontro nelle scorse ore tra i segretari provinciali di Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega, e proprio dalla Lega la fuga in avanti, pronti a ricandidare il sindaco uscente. Il nome del candidato sindaco del centrodestra a Pavia verrà deciso dopo l'approvazione del bilancio. È quanto emerso al termine di un incontro fiume tra i referenti provinciali di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, Jacopo Vignati, Antonello Galliani e Claudio Mangiarotti. Il nostro obiettivo è quello di mantenere un centrodestra unito e vincente, hanno dichiarato i tre segretari. Nel capoluogo la situazione politica è particolarmente delicata dopo le tensioni degli ultimi mesi. La posizione della Lega però è che vada ricandidato il sindaco uscente Fabrizio Fracassi. Certamente diciamo che si parte, come ho sempre detto, da quelli che sono tutti i sindaci uscenti e come tale per noi è uno dei punti fondamentali e principali. Chiaramente all'interno di quello che è un discorso di centrodestra unito che possa andare a vincere quelle che sono le prossime elezioni di giugno. Nel comunicato diffuso dalle tre segreterie provinciali si spiega che quello di mercoledì è il primo incontro di un percorso, iniziato per analizzare problemi ed esigenze di ogni centro che andrà al voto. Vogliamo trovare la quadratura il prima possibile, sia a Pavia sia nei comuni più piccoli, spiegano i referenti. Il 27 febbraio è previsto un nuovo vertice, bisognerà capire se per quella data la giunta Fracassi avrà approvato il bilancio. Chiaramente il comune capoluogo, ma nonché anche il comune ad esempio di Stradella e tante altre realtà quali Vidigulfo, quali il comune di Belgioioso e le altre realtà più grosse diciamo della provincia di Pavia sono state prese, hanno cominciato diciamo a prenderle un attimino più nello specifico. Sul capoluogo è chiaro e ovvio che per noi è cosa fondamentale quella di arrivare il prima possibile all'approvazione del bilancio. Dopodiché si parlerà di quello che è per noi il futuro di Pavia, sul quale la Lega sicuramente vuole essere protagonista. Voltiamo pagine, inoltre Po adesso a Broni per la precisione, dove l'enoteca regionale è pronta a ripartire. L'enoteca di Broni dovrebbe riaprire entro poche settimane, questo perlomeno l'auspicio di molti, inoltre Po, dopo che lo scorso anno il gestore precedente aveva deciso di riconsegnare le chiavi alla regione. La manifestazione di interesse da parte di un'azienda gastronomica di Varzi, che di recente però ha aperto anche nuove sedi a Voghera e Stradella, sarebbe stata accolta positivamente dal comune di Broni, a cui la regione aveva delegato la procedura di riassegnazione della struttura. Ora dunque a livello burocratico manca soltanto la stipula di una convenzione fra l'ente regionale e i nuovi gestori, poi formalmente l'enoteca potrà riaprire i battenti. Nei prossimi mesi dovrebbero iniziare anche i lavori, finanziati con 180.000 euro da regione, di manutenzione agli impianti di riscaldamento e raffrescamento che in passato avevano creato non pochi problemi, in modo da essere in funzione per la prossima estate. Con due sale conferenze ai piani superiori, un ristorante e un'area esterna per gli eventi, la struttura in questione è solo una parte del complesso di Cassino Po. La parte restante, di proprietà del comune, è anch'essa completamente ristrutturata e fino alla primavera del 2021 aveva ospitato l'Università dei Sapori. Poi, complice anche la pandemia, la convenzione si è conclusa. Secondo i ben informati, nei prossimi mesi potrebbero esservi novità anche in questo senso. Torniamo ad occuparci del caso di Asorin. Dopo la soluzione del presidente del Policlinico San Matteo Venturi, sono uscite anche le motivazioni, non si è trattato di insider trading. Sentiamo.
Informare un collega dell'arrivo di un nuovo test sierologico non era insider trading, bensì normale condivisione di informazioni di lavoro. Per questo il Tribunale di Milano ha assolto il presidente del Policlinico San Matteo, Alessandro Venturi, e l'amministratore delegato di Diasorin, Carlo Rosa. La sentenza era dello scorso novembre, ora sono state pubblicate le motivazioni. Infatti, il 2 aprile 2020, in pieno lockdown, San Matteo e Diasorin misero a punto uno dei primi test sierologici per il Covid. Venturi, il giorno in cui il test fu validato, avvisò il collega Andrea Gambini, allora presidente dell'Istituto BEST di Milano. L'annuncio ufficiale venne dato l'indomani e le azioni di Diasorin ebbero un importante rialzo in borsa. Dall'iniziale messaggio di Venturi e da un altro mandato da Rosa si originò una piccola fuga di notizie, in seguito alla quale alcune persone riuscirono ad acquistare delle azioni di Diasorin prima che venisse dato l'annuncio ufficiale, guadagnando poi sul rialzo del titolo in borsa. Della fuga di notizie, però, secondo i giudici non possono essere incolpati Venturi e Rosa. La condivisione dell'informazione dell'arrivo di un nuovo test per il Covid era da considerare nelle normali funzioni di lavoro, per la collaborazione tra istituti di cura e ricerca. Esisteva proprio per questo una chat tra i presidenti dei 5 istituti regionali della Lombardia per condividere le informazioni relative alla pandemia e dare notizia dell'arrivo del test faceva parte delle attività istituzionali degli enti di ricerca. Questo quindi il motivo delle assoluzioni, perché il fatto non sussiste. Sta facendo discutere un rapporto sulla presenza della popolazione straniera in Lombardia. Analizziamo in particolare questa sera il caso di Voghera. Sono sempre di più e stanno spingendo, seppur timidamente, la crescita della popolazione italiana. Nelle metropoli, come Milano, la metà più ambita, in cui oggi gli stranieri sono quasi l'11%, ma anche nelle province, a sud del capoluogo, in quella di Pavia, per esempio, sono 63.485, l'11,8% dei residenti, con una crescita, a livello regionale, dell'1,8% nell'ultimo anno. È quanto emerge dal 29esimo rapporto ISMU sulle migrazioni appena presentato e relativo alle rilevazioni al 1 gennaio 2023. Nel pavese la comunità più rappresentata è quella romena, il 26,4% del totale, mentre gli albanesi, fra i primi a trasferirsi in Italia ormai diversi anni fa, sono oggi al 7%. Dal punto di vista anagrafico, poi, oltre tre quarti degli stranieri residenti in Lombardia ha tra i 15 e i 64 anni. Per Giancarlo Blangiardo, presidente della fondazione che si occupa di migrazioni, l'ISMU, il fenomeno migratorio non è più l'emergenza di una volta, ha spinto la crescita della popolazione italiana, da tempo in crisi dal punto di vista demografico, e all'interno di questa la componente straniera ha un ruolo importante, anche se non risolutivo. Esemplificativo in questo senso il caso di Voghera, che proprio per l'afflusso di stranieri quest'anno potrebbe tornare a superare i 40.000 abitanti, un numero mai più raggiunto dal 1998. Si vedrà, la popolazione oggi si attesta a 39.500 residenti, 1.200 in più rispetto a due anni fa al termine della pandemia. A trainare la rimonta, secondo i dati dell'anagrafe, sono proprio gli stranieri, che oggi sono 6.383, 650 in più rispetto all'anno precedente, un dato percentualmente imponente se si pensa che dei circa 1.783 nuovi residenti registrati l'anno scorso dal comune di Voghera, circa la metà, 850, non erano italiani. La cronaca adesso, una lite che ha portato all'aggressione di un dodicenne della provincia di Milano, di Bubbiano per la precisione, denunciati due coetanei di Casorate Primo. Due ragazzi di 14-15 anni residenti a Casorate Primo sono stati denunciati per aggressione ai danni di un giovane. Il tutto dopo una lite scaturita per futili motivi avvenuta a Bubbiano nel Milanese, dove risiede la vittima. I fatti risalgono allo scorso 2 febbraio e sono stati denunciati nella giornata di mercoledì ai carabinieri della stazione di Casorate Primo. Tutto è successo nel cimitero di Bubbiano, dove la vittima ha incontrato i suoi aggressori. Dopo la lite, l'aggressione è avvenuta a calci e pugni, in cui la vittima ha riportato la frattura del setto nasale e una prognosi di 25 giorni al San Matteo di Pavia. I carabinieri di Casorate Primo hanno denunciato la Procura della Repubblica del Tribunale dei Minori di Milano i due autori dell'aggressione, due ragazzi di 14-15 anni. Il 15enne era già noto alle forze dell'ordine. Entrambi dovranno rispondere di lesioni aggravate. Sui denunciati sono in corso anche accertamenti per l'eventuale proposta di emissione di avviso orale in base al decreto Caivano, che prevede la possibilità di applicare il DASP urbano, il foglio di via e il divieto di possesso e utilizzo dello smartphone nei casi di cyberbullismo.
E nelle scorse ore è stato presentato un nuovo sportello per il quartiere di Pavia Ovest dedicato alle persone con fragilità e alle rispettive famiglie. Uno spazio di ascolto di quartiere aperto a tutte le persone con fragilità temporanee o a lunga durata. A Pavia Ovest, in via Fratelli Cervi, nasce lo sportello educativo relazionale gestito dall'associazione Blue Rose Donna, grazie alla collaborazione con il comune e ATS. L'obiettivo, spiega la presidente dell'associazione, Cristina Sanbruna, è creare opportunità reali di inclusione sociale. L'accesso allo sportello sarà completamente gratuito. E nasce con l'idea, attraverso azioni territoriali che faremo in rete con i partner prima citati, la crescita che vogliamo in questo anno dedicare al quartiere, questo Pavia Ovest, e a tutta la cittadinanza. A chi è rivolto lo sportello? È rivolto ad adulti, con un focus sulle donne, sulle fragilità temporanee, ma anche su quelle patologiche, perché vogliamo dimostrare una semplice verità che riguarda ognuno di noi in un concetto di inclusione, che non si nasce con una fragilità, talvolta è la vita a portarci alla fragilità, ma questo deve essere un punto di forza che attraverso una resilienza ed un'educazione al benessere ci porta a scoprire le nostre qualità e quindi al reinserimento sociale. Questo è il nostro grande obiettivo. Lo sportello aprirà ufficialmente lunedì 19 febbraio. Gli esperti saranno a disposizione per 2 mattine e 2 pomeriggi a settimana. La particolarità del servizio, fortemente voluto da Mauro Negri, vicepresidente dell'associazione affetto da autismo ad alto funzionamento, sarà l'apertura ai bisogni sia degli utenti sia dei loro familiari, per i quali l'associazione prevederà momenti di incontro formativo nel corso dell'anno. Io sono un utente con autismo ad alto funzionamento, a 46 anni, conosco l'associazione da 2 anni, ho fatto un percorso di alto livello che mi permette di poter accogliere allo sportello utenti, familiari, supportarli, guidarli insieme alla dottoressa Sanbruna e alla dottoressa Mastretta che ci seguono e siamo affiancati. Lo sportello è aperto il lunedì, il mercoledì dalle 10 alle 13 e martedì e giovedì dalle 15 alle 17. A Vigevano invece dibattito in corso su come valorizzare il castello, allora il sindaco Andrea Ceffa si è detto disposto ad ascoltare tutte le proposte. Il dibattito è aperto. Prossimamente organizzeremo una commissione consigliare e ne discuteremo. Queste le parole del sindaco Andrea Ceffa sul piano di valorizzazione del castello di Vigevano. Qualche settimana fa l'opposizione aveva organizzato un convegno aperto alla cittadinanza per mostrare possibili soluzioni inerenti alla valorizzazione del bene culturale. In quella sede era stato criticato il piano di valorizzazione redatto dal comune. Quanto presentato dalla giunta era parecchio dettagliato, ha detto il primo cittadino, che ha continuato. In 40 anni non era mai stato realizzato un documento così strutturato, frutto del confronto preventivo con il demanio, la sovrintendenza, il ministero e i musei. Durante l'incontro con la cittadinanza erano state analizzate alcune alternative. Non c'è una posizione preconcetta, terremo in considerazione gli elementi emersi e approfondiremo la questione per trovare una soluzione adeguata e che rispetti le esigenze di tutti, ha concluso il sindaco Ceffa. Una delle idee di cui si era parlato durante la riunione con i cittadini era trovare una fondazione in grado di gestire la struttura. L'opposizione pensa che in questo modo si potrebbe ripartire con un nuovo progetto. La cifra che il comune promette di investire per migliorare il castello, secondo il documento presentato al ministero, è di 1.200.000 euro, cifra considerevole che ha bisogno di finanziamenti concreti. A Castelnuovo invece il dibattito riguarda la sicurezza in paese, si punta su un maggior controllo da parte degli agenti della polizia locale nelle ore serali. Saranno potenziate le pattuglie serali dei vigili a Castelnuovo. È quanto si apprende dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Parolo in risposta all'interpellanza presentata dal consigliere di minoranza Matteo Andreoli, esponente di Fratelli d'Italia a Castelnuovo. Interpellanza che è stata discussa nel consiglio comunale di martedì sera. Il consigliere di opposizione, in una nostra precedente intervista, lamentava la carenza di controlli delle forze dell'ordine nelle ore serali e notturne, quando si registrano i movimenti maggiori delle persone.
situazione, Andreoli, pur ammettendo che le forze di polizia locale non possono essere costantemente presenti sul territorio, sottolineava come la gestione della sicurezza a Castelnuovo stesse pian piano peggiorando e sfuggendo di mano al comune. Sempre secondo l'esponente di Fratelli d'Italia, ci sono infatti soltanto due vigili presenti di giorno e nessuno di sera, mentre il comandante della polizia locale, in arrivo da Vigevano, come previsto dalla convenzione stipulata dal comune di Castelnuovo a maggio, è presente per 12 ore a settimana in paese. La stessa modalità con la quale dovrebbero arrivare i nuovi agenti in servizio nelle ore serali. Il vice sindaco delegato alla polizia locale di Castelnuovo, Paolo Bazzigaluppi, ha fatto sapere che l'obiettivo è ampliare la convenzione dei vigili con Vigevano. Al momento sono ancora in corso le trattative. Lo scorso anno l'accordo con Vigevano per ovviare all'assenza della comandante e del suo vice a Castelnuovo, agli arresti domiciliari con accuse a vario titolo che vanno dalla concussione alle minacce e al falso in atto pubblico. E a tal riguardo al momento sono in corso trattative con la parte politica e amministrativa per aumentare da una parte la convenzione, ma anche renderla sostenibile economicamente e finanziariamente nel medio periodo. Le questioni che si stanno affrontando sono prettamente tecniche e la volontà delle due amministrazioni è quella comunque di stringere una collaborazione sempre più stretta tra i rispettivi corpi di polizia locale. L'adesione da parte degli agenti di Vigevano è volontaria e opereranno in affiancamento con gli agenti del nostro comando oppure anche in extra orario, quindi come dicevamo con le pattuglie serali. A Broni adesso per una bella iniziativa, una donazione al centro mesotelioma da parte della società ciclistica San Damiano. Una donazione al centro per il mesotelioma di Broni per ricordare Marco Montagna, informatore farmaceutico appassionato ciclista scomparso a soli 61 anni a causa del male dell'amianto. Ad organizzarla sono stati gli amici della società ciclistica San Damiano, d'accordo con i familiari, che hanno così voluto ricordarlo con un gesto concreto di solidarietà verso chi soffre di queste patologie che fanno di Broni il luogo più colpito in Italia in percentuale agli abitanti dalle malattie asbesto correlate. La donazione di oltre 2.000 euro è stata impiegata per potenziare gli strumenti diagnostici del centro. Alla cerimonia, svoltasi presso la Casa di Comunità di Broni, hanno preso parte i rappresentanti istituzionali del territorio, fra cui il sindaco di Broni Antonio Riviezzi, l'assessore regionale Elena Lucchini e il nuovo direttore di SST Pavia Andrea Frignani, il personale sanitario, gli amici e i familiari di Montagna. Una donazione molto importante che va ad integrare la strumentazione già esistente, molto utile. Si tratta di un monitor multiparametrico che serve per misurare appunto i parametri vitali del paziente, che può essere utilizzato sia in ambiente di reparto ospedaliero ma anche come in questo caso in ambulatorio. E questo nuovissimo spirometro, che come vedete dalle dimensioni è estremamente maneggevole, serve appunto per effettuare la spirometria del paziente, che è nient'altro che la valutazione della capacità polmonare respiratoria, inspiratoria ed espiratoria del paziente. L'ambulatorio di presa in carico di primo livello appunto per i malati di mesotelioma a Broni, nella nostra comunità, è un valore importantissimo, un significato importantissimo. Come le anticipavo, insomma, purtroppo Broni si è rapportato al numero di abitanti, rimane in testa alle classifiche nazionali per malattie asbesto correlate. È un gesto che rende possibile ai nostri professionisti dare le migliori cure ai nostri assistiti e per questo ringrazio l'Associazione Ciclistica San Damiano ed esprimo vicinanza alla famiglia e un sentito ringraziamento da parte della nostra azienda. Abbiamo decisamente argomento a Vigevano, dove i ragazzi del liceo Cairoli vanno a scuola di giornalismo. I ragazzi di quarta del liceo Cairoli di Vigevano imparano ad essere giornalisti. In terza e quarta superiore subentrano i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, meglio conosciuti come alternanza scuola-lavoro. I giovani liceali, da febbraio ad aprile, svolgono quindi incontri pomeridiani di giornalismo con Cristina Colli, scrittrice e giornalista, per imparare la professione. Protagonista delle lezioni è la stesura degli articoli, proprio da parte dei ragazzi. È un progetto molto importante perché aiuta i ragazzi nella scrittura,
nella sintesi, nella capacità di comprendere il punto essenziale di una notizia, di un fatto, di un evento, e gli insegna anche come si costruisce un giornale, che cosa sta alle spalle di un giornale. L'anno scorso ha avuto veramente tanto successo e infatti quest'anno abbiamo avuto ancora richiesta e una buona adesione. La relatrice lo scorso anno aveva creato una vera e propria redazione analizzando nel dettaglio la carta stampata. Quest'anno invece verranno toccati tutti i tipi di giornalismo, dunque anche web e televisione. Si tratta di un'esperienza formativa molto importante, perché prima di tutto quello che cerchiamo di far passare ai ragazzi è come leggere una notizia, che cosa questa comunica, e quindi diventare dei lettori consapevoli. E poi soprattutto attiveremo un percorso che dimostri loro quelle che sono le varie facce del giornalismo, non solo carta stampata o televisione, ma anche tutta l'offerta del web, perché queste sono le nuove sfide del futuro. È tutto con questa notizia, non ci sono altri aggiornamenti, un buon proseguimento con i nostri programmi.